See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when he beats me. Grazie Matteo. Allora, qui sono Lorenzo, siamo allo stand del carsismo e siamo con Andrea Principe, Giorgia Mazzon, Amerigo Napolitano, Martina. Allora, il vostro esperimento in cosa consiste? Consiste che il carso è un fenomeno naturale che spieghiamo che il calcare sceglie delle rocce che nel carso. Ok, l'idea di questo esperimento come vi è venuta? Per vedere come il calcare si poteva sciogliere, noi non sapevamo. Ok, questo esperimento a cosa vi ha condotto? Che deduzioni? Cosa avete capito di questa cosa? Cioè, che il calcare si può, che si può, cioè, sciogliere. Sciogliere. Nell'acido. Ok, questo fenomeno dove lo troviamo? Non ho sentito. Dove troviamo questo fenomeno? Lo troviamo nell'uovo quando vengono queste bollicine. Cioè nella nostra zona? Cosa? Nella nostra zona? Sì. Ok, come si è svolto l'esperimento? Allora, prima prendiamo un vasetto, prendiamo il guscio d'uovo e lo sgretoliamo e lo mettiamo dentro il vasetto. Dopo prendiamo il limone, lo tagliamo a metà e mettiamo il succo del limone dentro il barattolo. Scusate, perché proprio la buccia dell'uovo? Perché il guscio dell'uovo, perché contiene il calcare come le rocce del carso. Ok, grazie. Direi che da Easy to Go Air è tutto. A voi in studio. Bene, adesso passeremo alla seconda parte dello stand sul magico carsismo. Allora, sono qui con Valesca, Sara, Giulia. Allora, in cosa consiste il vostro esperimento? E il nostro esperimento consiste in farvi vedere come si formano le stalattiti e le stalagmiti. Ok, come vi è venuta questa idea? La maestra con l'altra classe aveva fatto un esperimento e quindi ce l'ha detto se potevamo farlo anche noi. Ok, perciò è stata la professoressa a suggerirvi, la maestra. Che materiali avete impiegato in questo esperimento? Abbiamo usato dei vasetti di vetro, un piattino, un coperchio dei vasetti e dei fili di lana con del bicarbonato di sodio purissimo. Ok, ci spiegate un po' cosa stiamo vedendo sul vostro tavolo? Allora, noi dopo che mettiamo dell'acqua, dobbiamo vedere le stalattiti e le stalagmiti che pendono. Perciò voi riproducete le stalagmiti e le stalattiti in provetta, si può dire? Sì. Cosa avete capito da questo esperimento? Abbiamo capito come si formano le stalattiti e le stalagmiti. È una cosa lunga e difficile o non tanto? No, non è tanto difficile, ma è un po' lunga. Siete stati aiutati da qualcuno o avete fatto tutto da soli? No, la maestra ci ha aiutato, ci ha prima spiegato e aiutato lei. Poi abbiamo fatto tutto da soli. Ma comunque avete fatto, cioè avete lavorato voi, no? Sì, sì. Ok, da Easy to Go Air è tutto, grazie in studio.